il mercato italiano è pronto attualmente a trasferire parte dei capitali dai media tradizionali a quelli online? I primi, diciamo, investitori pubblicitari sono evidentemente coloro che hanno capito come la rete può trasformare il proprio business in contrazione diretta, diciamo, sui risultati. Molti possono farlo, ma molte merceologie ad esempio non possono farlo, molte industrie ovviamente hanno una catena del valore che non tocca la rete a livello proprio di distribuzione, e quindi forse saranno quelli che entreranno successivamente. Credo che però la rete, da una parte la misurabilità, ma dall'altra anche tutte le tematiche anche di quasi sponsorizzazione di brand awareness, di siti web, vista la penetrazione del tempo media che va crescendo in maniera enorme, possono quindi, diciamo, coprire ad ampio spettro le esigenze dell'investitore, da colui che vuole appunto mettere in evidenza il proprio brand e quindi poi distribuirlo nel mondo offline, a colui che vuole invece avere, diciamo, una catena del valore interamente sull'online. Quindi credo che chi prima, chi dopo dovrà, diciamo, sicuramente andare in rete, e credo che questo stia in parte avvenendo. Abbiamo solo visto una piccola parte però della possibile crescita, secondo me. Secondo me sulla pubblicità online dobbiamo credere di più e dobbiamo investire di più. Quali sono perciò le limitazioni rispetto a mercati come quelli statunitensi o inglesi che citavi anche tu? Tematiche principali ovviamente sono la conoscenza del mezzo e le piattaforme tecnologiche a disposizione per poter fare investimenti con un dispendio anche di tempo e di mezzi, o comunque con una misurabilità molto più efficiente e molto più in tempo reale. Quindi credo che sia veramente una questione di mutamenti tecnologici da una parte, e dall'altra parte di conoscenza del mezzo da parte delle aziende che investono. Ma credo che sia abbastanza normale, come magari, non so, 10 anni fa era abbastanza complesso l'utilizzo dell'email e adesso è una cosa di utilizzo estremamente diffuso. Allo stesso modo credo che l'informatizzazione su questo tipo di mezzo debba avvenire con i tempi tipici della penetrazione anche dell'informazione di un mezzo così innovativo. Quindi credo che sia veramente, non ci siano ostacoli veri se non quelli appunto della diffusione. Passando a un altro media molto interessante per le sue caratteristiche di diffusione, il mobile, qual è il giusto contesto per proporlo come strumento pubblicitario? Il mobile è un... allora, nell'accezione appunto del nostro modello di business, che va, come dire, a terminare su vari tipi di device, da quello molto piccolo a quello molto grande, però tutto sommato ha una concezione abbastanza similare di quello che sta dietro appunto alla fruizione del prodotto, non crediamo che il mobile in questo caso si discosti più di tanto dagli altri mezzi. Una prerogativa ovviamente è la raggiungibilità in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi luogo, che ne fa uno strumento di un'efficacia molto forte, perché non c'è il tema temporale, perché tu hai un'istantaneità del messaggio che è effettivamente molto simile a quella della televisione. Non hai un momento ad esempio di invio e un momento di ricezione differente dal momento di invio, ma è un momento praticamente simultaneo di fruizione, cosa che evidentemente si ha anche nello web. Nel mobile si ha però nelle 24 ore della giornata, e quindi questa è una caratteristica assolutamente unica. C'è tutta la caratteristica ad esempio del geotargeting, che è una componente importante per andare nella long tail della pubblicità, per andare a cogliere quindi anche quelle nicchie geografiche che tipicamente vengono raccolte solo da mezzi tradizionali, perché tipicamente non puoi fare campagne nazionali quando invece è un'esigenza locale. Questo lo puoi cogliere assolutamente con il mobile, perché nel mobile il geotargeting è già più evoluto rispetto al geotargeting web, che esiste però evidentemente è meno praticabile al momento rispetto appunto al mobile, che invece è praticabile fin da subito. Quindi ci sono molte peculiarità che vanno a favore del mobile, ma crediamo che anche qua siamo solo all'inizio, perché tutta la parte di navigazione mobile, che metterebbe assieme le prerogative web e le prerogative mobile, non è ancora ampiamente disponibile, semplicemente perché l'utilizzo in Italia della navigazione via mobile è ancora piuttosto basso. Se pensate il passaggio dal collegamento via modem al collegamento via ADSL, no? Quindi il concetto dell'always on, e dall'altra parte il concetto del mobile, diciamo,
1.0, quello basato esclusivamente sugli SMS o sui display, diciamo, non a colori, o sulla navigazione, diciamo, non abilitata se non in WAP, diciamo, con una interfaccia povera, e pensiamo agli smartphone e pensiamo alla navigazione di una vera e propria piccola pagina web sul mobile, capiamo quanto questo passaggio si possa ripetere, appunto, anche a nobilitare, diciamo, il mondo mobile, e quindi di conseguenza anche la pubblicità che si potrà fare sul mobile, che è già comunque già molto efficace tutt'oggi. Parliamo di investimenti pubblicitari, però di piccole dimensioni, micro investimenti. Attualmente la maggioranza di questi micro investimenti finiscono su giornali, media locali e free press. Pensi che sia possibile spostarli su media digitali? E se sì, come? Credo che appunto tutte le dove mi trovo in questo momento, sia da dove provengo, siano, diciamo, due attributi che posso dare a colui che riceve l'informazione pubblicitaria, che abbiano un fortissimo peso, evidentemente. Questo ovviamente abilita la possibilità di andare a fare dal globale al locale con uno sforzo minimo di filtro rispetto all'audience che voglio raggiungere. Quindi credo che il geotarget sia una risposta molto forte a questo. Grazie Paolo. Grazie a voi.